dalla casa che era mia. Hanno pignorato la casa in cui sono nata e cresciuta. Ho attraversato la stanza da letto che sa di romantico, come la scatola di cipria che era di mia madre. Ho percorso il corridoio che odora di minestra e il terrazzo che risuona degli zoccoli di quando giocavo a campana con la figlia del portiere. Questa casa è tagliata sulla mia misura. La mia mente ne conserva l'impronta come l'abito smesso di una donna incinta. Mentre mi allontano, il muro del giardino fa luce nella pioggia e affretto il passo. La prima curva mi porta via dalla casa, che era mia. Commento. Il pignoramento è la nostra necessità evolutiva. Non è la nostra mente, il nostro io, che ha bisogno dell'evento chiamato pignoramento, ma la nostra coscienza.